pubblico è arrivato in massa oggi allo stadio, siamo vicini al tutto esaurito e questo la dice lunga sull'importanza di questo match. Ancora pochi istanti e poi si comincia. Serata di grande calcio, ancora protagonista sui canali EA Sports per non perdersi nemmeno un istante. Piero Gepardo e Lele Dani prontissimi per il commento. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Pubblico già caldo sugli spalti, c'è grande voglia di assistere a un bel match, ora tocca alle due squadre non deludere le attese. Ci sono partite e partite, ma quella di oggi secondo me potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mi aspetto un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Padroni di casa che cominciano il match con questi 11. Meret tra i pali, una maglia per Mario Rui in difesa con Di Lorenzo dal ruolo di terzino. Zielinski insieme a Lobotka in posizione centrale e in avanti Victor Osimhen chiamato a fare le parti da solo. Questa la formazione con cui scendono in campo gli ospiti. Un 3-4-3 a trazione assolutamente anteriore, il modulo con cui scendono in campo. Le tre punti mi fanno pensare a una partita all'attacco da parte loro, Pier. Scelta interessante, vedremo poi se il campo darà loro ragione. Si comincia. Piontek a metri per andare, ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno, ha reagito prontamente salvando porta e risultato. Occhio al cross di Candreva, azione che sfuma. Piontek e c'è il gol della squadra ospite, 1-0, cambia la storia del derby. Rivediamo l'azione di poco fa, traversò nel centro da cui è scaturito il gol, non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Può avvicinarsi alla porta. Piontek! E c'è il gol! Un 1-2 letale per loro. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui.
Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. C'è il fischio, nessun dubbio, fallo e dunque punizione. Riparte la conclusione. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Si libera bene, occhio perché è solo. Conclusione tutt'altro che irresistibile, bloccata bene dal portiere. Accompagnano l'azione. Piontek capisce tutto e ferma l'azione. Milena, possesso recuperato in area, ha scelto bene il tempo. Ha spazio per andare, manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scappato. Cioè la cancellare, palla intercettata. Decidono di pressare il portatore di palla. Si fa vedere in avanti. È pressato, attenzione. Ci sono metri per andare. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno recuperato bene il pallone. Piontek. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Lo salta, prova il cross a testa alta. Avanzano nella tre quarti avversaria. Piontek! Palla che finisce tra le braccia del portiere. Zielinski, brutto passaggio, recupero facile, ha più soluzioni, attacco che sfuma, merito del buon lavoro difensivo. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla. Vedi come si divertono quando giocano, continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la difesa avversaria come un coltello nel burro. La differenza tra le forze in campo è netta di questo passo. Occhio, Piero, un'occasione grande questa. Accorciano le distanze. Ce ne vuole un'altra adesso, ovviamente, per pareggiare. Hanno trovato un po' un momento particolare del match, perché stavano soffrendo troppo la pressione avversaria. Proprio hanno approfittato di una disattenzione della difesa per punire. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Candreva. Possibilità adesso con recupero in zona d'attacco. C'è la ribattuta. Osimhen. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Ochoa, grande intervento. Chance importante da Bandierini. I tifosi ci credono, aumentano l'intensità della spinta. Sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete.
cross nel mezzo, prova a spazzare ma male qui. Cerca addirittura la porta, ma botta sicura, si salva con la deviazione. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Via. Non un grande passaggio in effetti. Recupera bene qui il pallone. C'è spazio per calciare. Il portiere dice di no. Quarto uomo esibisce il tabellone. 2 minuti di recupero. Osimhen. Si libera bene qui. E c'è il gol che premia la loro determinazione. Erano sotto i vereti, ma non hanno mollato. Vediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco di terra. Per il Napoli ha segnato con il numero 9, Victor! Offensiva. E per un attaccante questo equivale a una bocciatura. Al momento stanno maturando un pareggio, ma devono spingere di più se vogliono puntare alla vittoria. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Piontek a metri per andare. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. Azione che sfuma. Piontek. E c'è il gol della squadra ospite. 1-0. Cambia la storia del derby. Può avvicinarsi alla porta. Piontek. E c'è il gol. 1-2 letale per loro. Pier, un'occasione grande questa. Accorciano le distanze. Se ne vuole un'altra adesso, ovviamente, per pareggiare. Ochoa, grande intervento. Chance importante da Bandierini. Tifosi ci credono. Si salva con la deviazione. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Osimhen. E c'è il gol che premia la loro determinazione. Erano sotto i due reti. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Va via in velocità. Antonio Candreva. Intervento facile per il portiere. Recupero del pallone. Mario Rui. Butta la porta. Attenzione, il pallone lì. Reattivo.
comunque fuori gioco, segnala dall'assistente. Possesso per gli avversari, aveva concesso il vantaggio ma poi l'ha giustamente rischiato. Ci sono metri per andare, si lanciano negli spazi, intervento che può costargli caro, questo ha fermato l'avversario, lanciato a rete, chiedeva un intervento da Dossel, da chiaro che c'è da rete, dunque il cartellino rosso qui. Sarebbe presentato più per tu col portiere se non l'avesse stendo, eh? L'arbitro ha optato per un semplice giallo, la decisione non capisce per più. Di prima ha salvato letteralmente il risultato, si prende giustamente i complimenti dello stadio. Lo salta di dentro, il cross dentro del rendimento, c'è l'uscita del portiere che interviene. Match che fin qui corre sul binario dell'equilibrio, lo vedi dalla percentuale sul possesso palla, un equilibrio che però non è sinonimo di voglia. Le due squadre, come vedi, stanno interpretando la partita senza troppi tatticismi, aperte, cercano di segnare un gol in più dell'avversario e questo vuol dire essere protagoniste. Il pareggio però fotografa correttamente quanto abbiamo visto finora in campo. Lozano la mette sul secondo palo, non riesce a liberare su questo cross, c'è la possibilità della ripartenza, c'è spazio per lui, pallone docile tra le braccia del portiere. Può avvicinarsi alla porta, occhio al pallone per il possibile vantaggio. Incredibile, adesso sono addirittura avanti. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi, una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare ancora con la distanza. Con il numero 20, Pietro! L'arbitro concede il vantaggio, si va avanti. Interviene molto bene qui in scivolata. C'è la possibilità del contropiede. Sembra risentire ancora della botta di prima, si vede che non è fluido nella corsa. Controllano molto bene il possesso del pallone. Legge bene qui una traiettoria interessante. Comunicazione di servizio, il signor Victor Flores è pregato di recarsi con la massima urgenza al posto di polizia dello stadio. Osimhen scatta verso la porta, il tuffo di Ochoa che evita guai, c'è un cambio, decide così il mister. Con il numero 98 Lorenzo Pirola, in campo con il numero 9 Federico Bonazzoni. Occhio al corner, azione che sfuma, prova a colpire al volo, tiro deviato. Hanno spazio per ripartire, perdono palla, niente ripartenza, può andare in porta qui,
ha risolto problemi con questo intervento decisivo. Mario Rui. Qualche problema, si vede, speriamo non si tratti di nulla di grave. Provano a creare gli spazi. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Può tirare un sospiro di sollievo, qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare, non devono averla presa bene. Zielinski. Mario Rui. Zielinski. Traversone nel mezzo. E c'è il gol al volo! Un gol straordinario! Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Interviene sul pallone, lo fa suo. Supera di netto il marcatore. Possono colpire di rimessa. L'infortunio di prima sembra farsi sentire, forse a questo punto è inutile continuare. Interviene che finisce in out. Villena. L'arbitro applica il vantaggio. E il pallone è dentro, attenzione, riaprono in qualche modo la gara in questo finale. Un replay per festeggiare la sua terza prodezza personale. Hat-trick, oggi è davvero immarcabile e chissà che non possa poi farne altri. Non possiamo lamentarci, dal punto di vista realizzativo è veramente un grande spettacolo. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Sfugge qui al difensore. Occhio al traversone al centro. Occhio perché non è finita. Facile la parata di Ochoa. Recuperano bene sull'errore del portiere. Politano. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Lozano. Grande intervento del portiere che salva porta il risultato. È merito suo, ci sono ancora in partita. Un gol adesso di fatto avrebbe già chiuso il gioco. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Sbaglia il rinvio qui. Azione che prosegue. È finita, esplode la festa della formazione di casa per questo successo nel derby. 3 punti fondamentali per la classifica e il morale. Queste sono le partite più difficili ed era importante portarla a casa. Missione compiuta. Written on my heart and in my soul.
You're the one good thing.